Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui con Xiaomi 13 T Pro, è stato appena presentato, è un po' il top di gamma economico di Xiaomi, se vogliamo. Economico ormai è un po' un abuso da dire, quest'anno meno che mai, però è molto interessante. Quest'anno Xiaomi, lo sapete se mi seguite, secondo me si è imposta a livello fotografico in ambito smartphone al 100%, sia con il Pro che con l'Ultra, sono i miei smartphone di riferimento sotto il punto di vista fotografico. Qui c'è un ridimensionamento di un po' tutti quei punti di forza, hardware soprattutto, che abbiamo sui fratelli maggiori, quindi tre sensori un po' più piccolini rispetto a quelli dell'Ultra e del Pro, che si posizionano proprio ai vertici della categoria, una focale un po' meno spinta per quanto riguarda il teleobiettivo. Ma questo può essere un pro come un contro, anzi non è né un pro né un contro, è semplicemente una scelta, e molti possono preferire il 50 mm piuttosto che il 75, possono dargli priorità in termini di lunghezza focale. Vediamo se lui ha mantenuto tutta quella filosofia d'approccio, soprattutto, che è la cosa secondo me più importante al di là poi dell'hardware, legata all'utilizzo e legata poi a quello che ci restituiscono i file in termini di morbidezza, qualità delle texture, lavorabilità, eccetera eccetera eccetera. Quindi vado a farci un po' di scatti così, di test molto semplici. Vi porto con me, ho sempre la mia GoPro. Se mi viene in mente qualcos'altro da raccontarvi, ve lo racconto strada facendo, e poi ci buttiamo su Lightroom per vedere come si comportano i file. Si uscirà un confronto con il 13 Pro e con il 13 Ultra, ed uscirà fra pochissimo, fra un paio di giorni al massimo. Tutti i parametri sono su automatico. Iniziamo. L'attesa bellissima. Ci sono delle cose che voglio lavorare queste prossime settimane. Ah, quindi ti metti qui e scrivi? Per ogni tanto sì. Che vedo che osservi. Ah, sì, cioè, vedere le persone ti aiuta a scrivere? Un po', non ne scrivo su loro, però un po' collegato magari. No, ti faccio solo un ritratto, basta che guardi dritto. Prova a chiudere gli occhi. Chiudi gli occhi. Rilassa il volto. Rimani rilassato e apri gli occhi. Perfetto. Non so dalla camera cosa emerge, ma a occhio vediamo. Sono lì. Bene, eccoci a casa. Buttiamoci subito su Lightroom e vediamo come si è comportato a livello di file RAW. Primo scatto, controluce, vi faccio vedere al volo il JPEG come è stato gestito, un po' di recupero, non va a snaturare troppo però l'atmosfera, non male, certo ci perdiamo un bel po' di dettagli qui che non sono più recuperabili. Vediamo se si può andare a fare qualcosa per quanto riguarda il RAW, sempre solito recupero molto becero, esce tutto, tutti i dettagli vengono fuori, quindi sensore principale
che riconferma un po' quanto visto su tutta la serie 13, ottimo a livello di recuperi, in alte luci e direi anche sulle ombre, sui toni scuri. Vi faccio vedere file originale, non male considerando quello che possiamo andare a fare con Lightroom, poi direi che grandissimo lavoro di questo sensorino, lo potremmo chiamare, anche se in realtà non è affatto piccolo nell'ottica smartphone, ma rispetto a ciò che abbiamo visto in quest'ultimo anno c'è stato un ridimensionamento. Stessa cosa, situazione più o meno simile con soggetto in controluce sul 50 mm, però non male sempre la lettura del JPEG con questo filtro che dopo su qualche altro scatto vi racconto meglio perché mi piace. Sulle alte comunque c'è un buon equilibrio perché qua abbiamo una latitudine di posa molto elevata, soggetto in ombra, sfondo in luce e tra l'altro chiaro. Non va troppo a snaturare lo scatto, sapete, quell'effetto che non mi piace troppo da apriamo e facciamo vedere tutto. Vediamo in RAW cosa succede, anzi vediamo intanto c'è un po'... intanto notiamo che è un 50 mm... Su sensore effettivamente qui piccolo rispetto a quanto abbiamo visto con i teleobiettivi di Xiaomi 13 Pro e Ultra, quindi lo sfocato è inesistente su un campo medio come questo, ad esempio. Ne abbiamo un po' qui in primissimo piano, ma non sarà di certo uno dei punti forti di questa lente. C'è un pochettino nel JPEG questo software che va ad appiallare tutto, diciamo che in un controluce così, comunque in una situazione sfavorevole così. È comprensibile, riduzione del rumore che si attiva, l'importante è che questo non avvenga nel RAW. Insomma, è impossibile che avvenga, ma vediamo come si comporta proprio a livello di texture. Non è male. Non mi sembra per niente male. Allora, recuperi eccellenti. Impatto in generale dello scatto e dettaglio, ecco, generico che mi sembra buono. Tutto sommato, certo, forse manca un po' quell'effetto wow, che secondo me hanno appunto i teleobiettivi dei suoi fratelli maggiori, ma mi sembra che si comporti benissimo, cioè non ho molto da rimproverare a questo scatto. Ricordiamo che il soggetto era totalmente sottoesposto. Tutto sommato, se poi vado a giocare un po' con la nitidezza, chiaramente non come sto facendo ora, ma in maniera ponderata, scatto più che accettabile. Cioè, anzi, direi in linea con una resa che mi aspetto da un top di gamma, quindi non male. 50 mm sul ritratto. Sicuramente il taglio più facile, tra virgolette, da gestire per un teleobiettivo su smartphone. Sfocato non eccelso, ma comunque carino, carino. Siamo, secondo me, ripeto, distanti dai teleobiettivi dell'Ultra e del Pro, ma ci sta, le abbiamo sensori più grossi e focale più spinta, però il 50 mm è un taglio, vedete, che molti preferiscono per la ritrattistica rispetto magari a un 75 a un 80. Ed effettivamente non è male, è più versatile, secondo me è più interessante, si riesce a contestualizzare meglio il soggetto, buone proporzioni del volto. Questo è il JPEG, sottolineo, effetto smarmellamento, riduzione del rumore, perdita di dettaglio nelle texture, buono, ridotto all'osso, molto basso. Mi viene in mente sempre il famigerato Honor Magic 5 Pro e i suoi disastri, però in massa siete venuti a commentare il video, alcuni di voi a difenderlo a spada tratta, ma forse non avete ben inteso su cosa sono andato a criticare quel telefono. Ad esempio, qui ho una situazione in JPEG, scatto veloce, punta e scatta, ritrattistica, comunque gestita decentemente. Non vado a snaturare lo scatto e ad abbellirlo a prescindere con effetti acquarello, effetti bellezza di vario tipo. Che posso comunque, se proprio questo è il mio gusto, la mia direzione, applicare dopo. Abbastanza naturale la resa, bella il preset di Leica.
Questo è il RAW lavorato. Vi faccio vedere il RAW originale, ottimo, secondo me su questo taglio, questo 50 mm può dare grandi soddisfazioni, bellissimo dettaglio, non va ad impastarsi, non ci sono risoluzioni assurde, funziona tutto abbastanza bene, carino il bokeh. Qui a destra l'ho leggermente lavorato così al volo per vedere un pochettino fin dove si potesse arrivare, e secondo me nel complesso, ripeto, è un'ottica che su questo taglio e sulla ritrattistica può dare belle soddisfazioni tanto quanto i fratelli maggiori, seppur con qualche limite tecnico in più. Ultra wide, che non provo quasi mai, in situazione non facilissima, secondo me è gestita benissimo, buon equilibrio tra toni scuri e toni chiari, atmosfera grosso modo mantenuta, anche qui non si cerca di smarmellare, di aprire tutto, di farci vedere tutto, neanche in JPEG. Vi faccio vedere, chiaramente in JPEG c'è un'apertura, come è normale che ci sia, una ricerca di maggior equilibrio, dei toni nello scatto, tiene bene sia le ombre che le alte luci senza andare ad esasperare appunto l'apertura nelle zone in ombra in questo caso. Chiaramente, come tutte le ultra wide su smartphone, non ci possiamo aspettare chissà quale dettaglio. Ecco, guardate ad esempio la scritta qui, specialmente su campo lungo, promossa diciamo in generale un po' la filosofia di scatto, la ricerca che il software fa e la gestione anche del RAW che Xiaomi fa, e che sembra da questi primi scatti essere una continuazione dell'ottimo lavoro fatto con la serie 13 Pro e 13 Ultra. Proviamo, il JPEG già ci ha raccontato molto, chiaramente possiamo andare a recuperare nei limiti della decenza tutto, nessuna tipologia di usabilità sui soggetti qui, ma se andiamo a cercare un'apertura esasperata in uno scatto del genere, forse il problema è un po' nostro e non della macchina, anche qualora la macchina ce lo dovesse permettere. Insomma, vi consiglio di rivedere un po', la vostra post-produzione. 50 mm su un campo medio, scenario difficile per un teleobiettivo su smartphone, non male però il dettaglio, sicuramente si riesce a recuperare facilmente la sovraesposizione del colpo di luce su questo muro. Chiaro, e si riesce anche forse a lavorare in maniera decente anche su un pochettino i toni scuri del soggetto. In JPEG, bel lavoro, ottimo equilibrio. È uno scatto fatto e finito che, per quel che mi riguarda, per quello che è il mio gusto, se mi seguite su Instagram, se non lo fate, fatelo un po', sapete qual è la mia direzione, il mio gusto estetico, eccetera. Mi piace questo preset di Leica, è il Leica naturale. Guardate come va a scaricare i colori particolarmente accesi, vediamo qua il rosa, il blu. Scarica e soprattutto va a fare una grossa pulizia nelle ombre, lavora su delle ombre molto neutre, molto desaturate. Quindi crea questo effetto un po' grigiognolo e desaturato che non mi dispiace per niente, specialmente per scatti in contesti urbani, cittadini. Sicuramente emerge anche qui più che mai la necessità per tirare fuori il massimo dai nostri smartphone di scattare in RAW. Non ve lo devo raccontare in questo video, lo sapete, però ecco qui ad esempio sottotono, tanto rumore sicuramente percepito dal sensore in origine, e lui va a smarmellare un po' tutto, a creare il famoso effetto acquarello con la riduzione rumore. Quindi scatto che nella sua interezza funziona bene, carino, equilibrato, bella la gestione del colore, ma sicuramente in RAW possiamo andare molto oltre con il dettaglio. Questo è scontato, ma nessun effetto acquarello. Con Lightroom posso andare a gestirmi un po' rumore e dettaglio in maniera, come sapete, molto efficace, e non si comporta male questo 50 mm, neanche su un campo così, un campo medio che, insomma, rispetto al ritratto è molto più critico, ecco, da gestire. Situazione che vi porto, perché anche qui siamo col 50 mm e mi piace anche qui, questo è il JPEG, la lettura che ha fatto dello scenario, ha mantenuto bene l'atmosfera. Sarò sincero, ho dovuto però sottoesporre io con le compensazioni di 0,7.
quindi poco meno di uno stop. In origine lui tendeva ad aprire un po' di più lo scatto, ma non bruciava nulla, semplicemente si perdeva un po' il gusto, l'atmosfera l'avrei dovuta recuperare dopo in post-produzione. Con una leggera sottoesposizione, lo scenario secondo me funziona già così, com'è in JPEG e in RAW sicuramente possiamo divertirci. Mi piace, ripeto, la continuità che Xiaomi sta dando nel look dei propri scatti, una resa morbida e dei colori che cercano di essere più naturali possibili. Primo piano di questo cagnolone fatto col sensore principale, qui sottolineo criticità assoluta nell'autofocus. Ho fatto una fatica immensa a scattare, erano in due in realtà, i cani, sì. Non facile, soggetto vicino, in continuo movimento, potete immaginarlo, ma ha toppato parecchio, a volte in maniera ingiustificata, anche solo su questo frame. Spesso, anche se lui è sullo sfondo a bordo frame, mi riconosceva il volto umano e andava a metterlo a fuoco in maniera un po' esasperata. Non il massimo, lo vedete anche qui, questo è lo scatto migliore che ho fatto, eppure, questo è il RAW, ha messo a fuoco sul naso. E ci siamo persi l'occhio, che è leggermente sfocato. Vedete anche dal collare. Insomma, non perfetta la messa a fuoco. Questo è il JPEG, gestito sempre abbastanza bene. Qui, ve la ripristino in un attimo. Interessante, anche qui. Qui non ho giocato con nessuna sovraesposizione, sottoesposizione, compensazione, tutto in automatico. Lui ha fatto questa lettura molto buona e non scontata su smartphone, che quando riconosce soggetti tende a fare l'esposizione poi sulla figura umana, quindi in questo caso a bruciarci tutto lo sfondo, cosa che qui non avviene, si mantiene l'atmosfera corretta rispetto allo scenario e in RAW vi dirò soddisfazioni anche sui recuperi. Tutto sommato, se vogliamo dare un pochettino di lettura, ovviamente non possiamo esasperare, ma sarebbe sciocco farlo, ma se vogliamo dare un pochettino di lettura al nostro soggetto e poi ripulirlo un po' con riduzione del rumore e ricerca di dettaglio, lo possiamo fare, non è per niente male. Noto anche, nonostante il controluce, una presenza quasi nulla, direi nulla, di aberrazioni cromatiche particolari. Sicuramente, ecco qui scatto fatto, se avete visto per bene nella parte della GoPro, proprio in fretta e furia, questa ragazza è uscita dall'angolo correndo e io avevo il telefono casualmente in mano pronto, ho selezionato il 24 mm e scattato. Ci può stare con la camera impostata totalmente in automatico che non riesca, diciamo, a congelare l'attimo. Ci può assolutamente stare. Sarei stato curioso di vedere, e forse lo farò nel confronto con il Pro e con l'Ultra, settando i parametri e i tempi soprattutto, in modo da essere pronto per scatti del genere, cioè andando a ricercare frame del genere con soggetto in movimento, cercando di congelarlo, però, e magari di avere uno sfondo invece sfocato con un tracking o con qualcosa, come funziona? Perché alla fine vi racconto la criticità che ho riscontrato maggiormente. Scatto con poca luce, secondo me, qui, ecco, sotto i top di gamma. Sofferente rispetto a ciò a cui ormai siamo abituati nel 2023. Questo è il JPEG molto patinato, non so se notate. Questo è il RAW, molto rumoroso, rumore colore pazzesco, ni, e questo è il RAW con riduzione del rumore fatta da me un po' personalizzata, quindi sicuramente molto meglio del JPEG, che si perde proprio. Si possono fare delle cose carine, questo è uno scenario particolarmente estremo. Qualcosina esce, sicuramente un po' sotto ai top e ai super top che ho provato quest'anno. Comunque, non malvagissimo, non malvagissimo, ma ecco, necessita di lavorazione. Ce li siamo visti un po' tutti. Criticità generali, perché nel complesso emerge tutto sommato. Emergono una serie di buoni aspetti, gestione dello scenario, dell'esposizione, tutto il fattore colorimetria, profili colore, morbidezza, buona qualità delle lenti, tutta una continuità che Xiaomi sta dando ai suoi top di gamma. Non vi so determinare con precisione se siamo leggermente sotto poi nella resa finale ai fratelli maggiori, faremo appunto il confronto.
A sensazione vi dico sì, un pochettino, ma soprattutto siamo particolarmente sotto, mi sembra, nell'esperienza d'uso. Ovvero l'interfaccia, la facilità d'utilizzo, l'approccio pensato per la street photography, quello c'è tutto, ma il telefono è meno reattivo. È meno reattivo e fa molta più fatica, quantomeno lasciando tutto in automatico, al di là ora di questo scatto che vi ho detto, no? È una situazione particolare, fa molta fatica a congelare l'attimo, tantissima, è lento. Se io scatto, ormai un po' di occhio ce l'ho, un passante, voglio immortalarlo in quella precisa posizione, lui sta per arrivare camminando, il telefono devo un po' allinearmi a questo software che è un po' più lento, mi cattura sempre l'attimo dopo, è molto facile che anche in ottime condizioni di luce mi faccia un po' di effetto scia, di effetto mosso. L'ho trovato poco reattivo in termini di shutter e questo per tutto ciò che riguarda quantomeno soprattutto Xiaomi, che si muove molto in direzione street photography con Leica e punta molto su quel discorso lì, è un po' una pecca importante. E autofocus, un po' di indecisione nell'autofocus l'ho notata in generale, abbiamo dell'esempio del cane che è un po' estremo, ma in generale se vi faccio vedere tutti gli scatti fatti ce ne sono parecchi che ho buttato via per problemi di messa a fuoco e per problemi di effetto mosso e non scattavo in cattive condizioni di luce. Quindi tante tante cose buone, interessanti, alcune criticità che un po' mi aspettavo, un prezzo che sicuramente ce le fa perdonare poco alcune cose, ma è anche vero che la serie T è famosa ancor più delle altre per essere soggetta spesso a scontistiche, cali di prezzo importanti eccetera, e che ci sono appunto tante tante cose buone che arrivano da tutto ciò di buono e di bello che Xiaomi ha portato sui suoi top di gamma quest'anno insieme a Leica. Credo che avremo, non so darvi un parere definitivo ora, ma ve lo darò sicuramente nel prossimo video in uscita fra un paio di giorni, dove andiamo a confrontarlo con 13 Pro e 13 Ultra. Se non mi seguite, quindi è il momento buono per seguire il canale, mettere like, commentate, fatemi sapere che ve ne pare e ci vediamo fra pochissimo.